Questo cazzabubolo è capace di rovinarti la giornata. Di che cosa sto parlando? Del sensore giri. È un componente talmente piccolo che purtroppo, ahimè, non è neanche prevedibile la sua rottura. Potrebbe essere che una mattina o mentre stai andando, la macchina di colpo, come per magia, si ferma o non parte più. Questo componente è un sensore giri che serve alla centralina per sapere la posizione del nostro motore. Mi spiego meglio. Nel momento in cui tu inserisci la chiave nel cruscotto e fai l'accensione, tutte le centraline vengono alimentate dalla batteria e nel momento in cui fai l'avviamento, il motore incomincia a girare. Cosa informa la centralina che il motore sta girando? Esattamente questo cazzabubolo. Perché nel momento in cui il motore incomincia a girare, questo informa la posizione dell'albero motore, quindi dei pistoni, e la velocità di rotazione. Grazie a questi due dati, la centralina, quindi questo è collegato direttamente in centralina, sa la posizione dei pistoni e da lì calcola tutta la strategia per gestire l'iniezione e l'accensione, che sia gasolio che sia benzina. Quindi nel momento in cui questo cazzabubolo qui non funziona più e non è prevedibile, la centralina non sa più, non sente più che il motore sta girando. Quindi, ovviamente, l'avviamento non lo fa. Perché? Perché non sente il motore girare. Anche se tu inserisci la chiave e fai l'avviamento e il motore gira, se questo non informa la centralina che il motore sta girando, per la centralina il motore non sta girando. Molti credono che questo abbia solo il compito di informare la centralina sui giri del motore. Intanto incominciamo a dire che è posizionato e può essere posizionato in più punti del nostro motore: sulla puleggia dell'albero motore, direttamente nel monoblocco che va a prendere i giri con una ruota fonica posta all'interno dove ci sono le bielle, o eventualmente anche dove c'è il nostro volano, sempre con una ruota fonica. Ovviamente i motori negli anni si sono evoluti, i sensori anche, e come tu ben sai, i motori di nuova generazione hanno gli alberi a cam con i variatori di fase. E che cosa controlla la posizione della fasatura delle alberi a cam? Sempre i sensori giri. Quindi noi avremo il sensore giri 1 sull'albero motore. Potremmo avere due sensori giri sulle due alberi a cam, che sono sostanzialmente sempre dei sensori giri che informano la centralina il corretto posizionamento tra albero motore e cam. In questo modo riceve un feedback di rotazione dell'albero motore, riceve i due feedback della posizione dell'albero a cam, attua la strategia migliore sempre per iniezione e accensione. Ma non è tutto, perché sempre il sensore giri lo possiamo trovare ovviamente anche nel nostro cambio. Ma siccome il sensore giri utilizza una straordinaria tecnologia che è quella di un magnete o di una scheda elettronica, nel momento in cui riceve l'impulso dalla ruota fonica potrebbe essere utilizzato anche per diversi scopi. Esempio, l'ABS. L'ABS utilizza sempre un sensore giri, collegato ovviamente alle ruote, tramite una ruota fonica, un magnete, un sensore. E anche lì non c'è modo di prevedere se si sta rompendo o se è eccessivamente usurato. Quando ti si accende la spia, ovviamente non funziona più o rimane a piedi. Nel prossimo video andremo a fondo e andremo ad analizzare come è costruito, come funziona e ovviamente i due segnali di funzionamento, perché l'evoluzione anche in questo campo ne fa da padrona e anche questi sono dotati di scheda elettronica. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao e alla prossima! Mi raccomando, like e condividi come sempre.